perché Sant'Olaf nell'anno 1000, quando cristianizzava la Norvegia, in realtà la Norvegia era già in gran parte cristianizzata e lui si aggirava sugli stessi sentieri su cui ci aggiriamo noi, seguito da una banda di uomini in armi, e quando trovava la fattoria gli diceva: e voi qui il cristianesimo come lo osservate? E quelli gli dicevano: così e così. E Olaf diceva: no, tutto sbagliato, quella cosa lì i cristiani non devono farla. E se questi ubbidivano, bene; se questi non ubbidivano, dice la vita di Sant'Olaf, provvedeva lui a suo modo, a chi tagliava una mano, a chi tagliava un piede, a chi strappava gli occhi, chi lo decapitava, chi lo impiccava, e effettivamente alla fine le differenze sono sparite. Il cristianesimo nella Norvegia di Sant'Olaf veniva osservato rigorosamente da tutti nello stesso modo.